39esima edizione del Premio Penne, questa volta dedicata alla letteratura e all'alimentazione. Sì, è un tema nuovo che, come tutti i temi nuovi che abbiamo esperito negli anni scorsi, spero abbia successo, ma vedo che ha avuto un grande riscontro di pubblico e soprattutto di sponsor, perché effettivamente la gastronomia e l'alimentazione in generale è un filone che attrae sempre di più della nostra cultura italiana e regionale, in particolare dell'Abruzzo, il nostro Abruzzo, che esporta soprattutto alimentazione di grandissima qualità. E la letteratura è sempre stata appunto ispirata all'alimentazione, dai tempi di Omero fino ai nostri giorni. E oggi abbiamo due grandi scrittori che hanno realizzato due romanzi veramente importanti, veramente interessanti, che sono stati letti dalla nostra giuria popolare costituita da studenti e docenti di italiano di tutto il mondo. A distanza di 39 anni l'entusiasmo è sempre più crescente, quindi per fortuna questa è una delle poche cose che a Penne stanno ancora reggendo, anzi stanno ancora migliorando di qualità. Oggi abbiamo sul tavolo della presidenza Ugo Pagliai, un grandissimo attore di teatro che, quando la televisione era veramente una cosa importante, fece anche molti sceneggiati e tutti lo ricordiamo. Oggi, con la televisione commerciale, purtroppo personaggi di questo calibro spesso si vedono poco in televisione.